Fare una buona cronaca giudiziaria è sempre più difficile con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto Cartabia. Secondo l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, sono state approvate una serie di leggi che lo rendono quasi impossibile. Ad esempio, soltanto i procuratori possono fornire notizie su procedimenti penali. Le forze dell'ordine, se non tramite comunicato o conferenza stampa, non possono più farlo. Insomma, c'è in gioco la tempestività della notizia. Oltre alle critiche alle istituzioni, bisogna però fare attenzione a svolgere questa professione. Ci vuole preparazione. Per questo la formazione è indispensabile, come la misura e la continenza nell'esposizione, perché si ha a che fare con persone e anche se colpevoli occorre sempre mantenere rispetto. Io parlerei di bavagli, perché non c'è una norma sola che impedisce il diritto di cronaca, soprattutto in ambito giudiziario, ma sono una serie coordinata di leggi che diciamo avvicinano l'Italia più alla Turchia che agli Stati Uniti. La preoccupazione maggiore è quella relativa al progetto di riforma in materia di diffamazione al vaglio della Commissione Giustizia del Senato. Viene eliminato il carcere, sì, ma si introducono multe fino a 50.000 euro. Inoltre, la pubblicazione della rettifica automatica. Chiediamo che il Parlamento ripensi fondamentalmente il disegno di legge sulla diffamazione, perché ci sono norme che uccidono la possibilità di fare cronaca e non ci sono norme serie che penalizzano le querele temerarie.